L'adozione del Piano Operativo Sanitario 2019-2021 e l'assegnazione di ulteriori risorse alla sanità molisana da parte dei ministeri competenti sono gli obiettivi da perseguire in via prioritaria da parte del Presidente Toma nella sua qualità di commissario ad acta del comparto. Il Governatore nominato un mese fa a capo della struttura ha garantito il massimo impegno in occasione della sua visita ad Agnone nelle scorse ore orare lo stato dei presidi sanitari e soprattutto per confrontarsi con amministratori e comunità in modo da recepire le numerose istanze che provengono proprio dagli enti locali. Ad Agnone ci si batte da anni per l'ospedale d'area disagiata e per consentire a una popolazione che comprende anche l'Alto Abruzzo di fruire di servizi essenziali di assistenza. Toma ha dialogato col sindaco Daniele Saia, con gli assessori insieme al DG ASREM Oreste Florenzano, prima in municipio poi al Caracciolo e infine nella sede del Nucleo di Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Ma il suo giro per gli ospedali non ha tardato a produrre critiche da parte dei suoi oppositori. Andrea Greco in particolare ha accusato il presidente di aver preso coscienza in maniera tardiva della situazione dei presidi Molisani e di immobilismo proprio in merito al suo ruolo di commissario. Da quando Toma è stato nominato reggente della sanità molisana non si hanno tracce di un solo provvedimento, ha detto il consigliere regionale dei 5 Stelle, chiedendo chiarezza sui 100 milioni di euro utilizzati per la gestione sanitaria centrata. Lo Stato ogni anno assegna al Molise in totale circa 580 milioni per la gestione della sanità, ha proseguito Greco. Di questi circa 100 vengono gestiti direttamente dalla Direzione Generale della Salute. Ebbene, per l'anno 2020 ho inviato una richiesta di accesso agli atti con contestuale stanza di pubblicazione dei documenti sia alla Direzione Generale che al commissario ad acta Donato Toma per fare piena luce sull'utilizzo.